Venuti qui a vedere il nuovo lavoro dell'artista Luigi Grossi. Tutti conosciamo Luigi Grossi come un artista eclettico, un artista che si è non soltanto dedicato alla pittura e alla scultura, ma è sempre all'avanguardia, anzi molto spesso ha anche anticipato alcuni eventi, come alcune mostre come quella lì della che abbiamo curato io e la dottoressa Serafino Augusto per quanto riguarda la poetessa Emily Dickinson. Dopo l'inaugurazione della mostra Emily Dickinson poi ci furono vari articoli, varie altre iniziative. Dico questo perché anche l'opera attuale, l'opera che poi andremo a scoprire, è a passo coi tempi, è attuale. Combacia quasi con ciò che sta succedendo in questo momento, anzi proprio oggi, a Torino, con la venerazione e inaugurazione poi della Sacra Sindone. Perché ho detto ciò? L'opera di la ricerca che Luigi Grossi ha fatto in questi anni è nata da una sorta di studio, di riflessione che lui ha continuato a fare per diversi anni fino ad affiorare a quest'opera, a far nascere quest'opera. Un'opera che nasce nel momento in cui proprio Luigi Grossi, attraverso l'utilizzo della macchina fotografica, ha fatto affiorare, ha fatto risaltare ancora di più ciò che all'occhio nudo non era ancora evidente. Dico questo per far sì che dopo chi vuole può fotografare attraverso una macchina fotografica del cellulare l'opera poi che andremo a vedere. Gratis, ovviamente. Tutto gratis. Non c'è da pagare un diritto di riproduzione. Vi ricordo che poi la mostra sarà visibile fino al 30 aprile, poi verrà trasferita a Torino per una mostra di arte moderna, dove diventerà anche l'opera principale e coincide proprio con, come ho detto prima, con l'evento della venerazione della Sacra Sindone. Ringrazio il professor Mauro Giancaspro, che è stato, possiamo dire, il portabandiera di questa mostra, ha dato il via a questa mostra importantissima e diciamo il testimone, proprio la testimonianza, grazie al suo scritto. Poi vorrei ringraziare tutto lo staff di Studio 49 che ha partecipato e ha fatto sì che questa mostra fosse realizzata. E ora non mi voglio allungare troppo e vorrei passare la parola al professor Mauro Giancaspro. Grazie, buonasera, benvenuti in questo spazio piccolo però pieno di scusate la fosse, pieno di entusiasmo, pieno di amore per l'arte, pieno di emozioni. Io ho scritto un pensiero su questa scoperta che ho fatto, però adesso siccome vorrei dirvi qualcosa di diverso, dare una testimonianza un po' diversa. Innanzitutto Luigi Grossi non è un artista che si può facilmente catalogare con un'etichetta, ed è anche difficile in qualche modo seguirlo perché è inafferrato. Vorrei che Nino vieni qua, assistimi. Allora, lui è un critico, Franza D'Americo, lui è un critico d'arte che oggi non si usa più una parola che si usava tanti anni fa, che è l'ispirazione. Però di antichi poeti, parlando di antichi poeti, si diceva l'ispirazione. Oggi questa parola non è più di moda, anzi se la usi viene anche criticato perché viene tutto di quelle parole desuete da bandire dal linguaggio, dai commenti che si fanno sulle arti visive ma anche sulla letteratura. Io non sono un critico d'arte, sono un testimone. Quando sarà scoperto questo cartone, perché di un cartone si tratta, voi sarete stupefatti. Grossi ha cominciato pagando questa esperienza e testimonianza, perché Grossi ha cominciato un'altra ricerca. Lo vedrete su questo piego di una fotografia particolare nell'esito del cartonaro. Quindi è andato alla ricerca del cartone come materia prima, ma del cartone come testimonianza di vita, perché il cartone, dopo la sua funzione di essere oggetto di trasporto, di imballaggio, viene recuperato
e viene adoperato per mille usi che sono impropri ma che sono necessari a chi non ha altro per ripararsi dal freddo, per creare una sorta di ambiente nel quale raccogliersi. E Rossi ha scoperto questa materia. Guardate bene, non si tratta né di arte povera né di pop art, perché sia l'arte povera che la pop art sono appesantiti da un certo concettualismo, per cui molto spesso non ti dicono da una matrice ideologica, non ti dicono niente se non hai la spiegazione. Poi la pop art è stata a sua tempo rivoluzionaria con Lichtenstein, con Rauschenberg, che hanno portato l'oggetto di tutti i giorni e lo hanno sbattuto in faccia alla lattina di Coca-Cola, oppure gli oggetti di affezione di Man Ray. Qua non siamo in quest'ambito. Grossi non è un artista concettuale, ma è un artista istintivo che viene ispirato da qualcosa, viene ispirato da un sentimento, ispirato da un'emozione, e questa emozione trasmette. In questo caso Grossi si è ritagliato uno spazio particolarmente piccolo, perché la sua operazione nel modellare quello che trova è in effetti molto limitata. Lui asseconda quello che scopre in questi cartoni, cioè scopre queste testimonianze di vita, perché oggi di fatto i cartoni sono testimonianze di vita, testimonianze di sopravvivenza. E lavorando su questo cartone voi scoprirete, già lo vedete dalle fotografie, i segni praticamente di un corpo. Sarà la suggestione di questo Papa che ci sta riportando verso le scaturigini povere della nostra religione, sarà la suggestione delle notizie, mentre che sapevamo, ancora state esposte delle situazioni della singola, è pazzo di vedere addirittura una singola. E non è una cosa impossibile, perché abbiamo in qualche modo pensato, lanciato una bozza, un abbozzo di fiaba, sulla quale poi, anzi di favola, perché sulla quale poi uno scrittore, un poeta potrà costruire. Grossi è un genio, è un sentimentale, è certe volte puro come un bambino, infatti è così puro che si evolve continuamente e si gioca anche poco le idee che ha, perché ha delle idee davvero innovative, però dopo che si è giocato una prima volta subito si stanca, perché viene ancora un'altra idea innovativa. E così noi abbiamo immaginato perché è possibile che Gesù venga tra di noi, non è possibile che ci abbia abbandonato, però non va nelle chiese, non va tra i grandi prelati, non va tra i poveri, tra i disperati, come faceva praticamente quando è venuto rispetto alle testimonianze che ci hanno dato i Vangeli. Viene, va tra i poveri, va tra i disperati, dorme con loro, mangia con loro, e che può fare? Non fa i miracoli, ma dice una parola di conforto a queste persone che non hanno più niente se non una dignità. Loro come possono ricambiare? Con la loro ospitalità, dandogli un cartone. E Gesù dorme in questo cartone. Poi se ne va, però siccome è stato Gesù, nel cartone rimangono i segni, infatti lui ha dormito con quel cartone. Quindi quando scopriremo questo cartone, vedrete che vede questa immagine. Non è né una immagine, né un atto, una testimonianza religiosa, né una testimonianza blasfema. È una testimonianza di un uomo che ha scoperto, vedete, questa forma. Certo può rinsaldare in qualche modo la fede, ma può rinsaldare, e lui ci crede, il piacere della favola, il piacere della fiaba, il piacere di fantastica. Quest'opera che vedete sarà la parte centrale di una serie di opere che Grossi esporrà a Torino proprio in occasione dell'esposizione della singola. Noi, Grossi e Rio, e quelli che gli sono vicini, nel vedere questo cartone manipolato da Grossi, però manipolato poco, lui ha seguito una traccia che già c'era nel cartone. Noi abbiamo avuto questa emozione, noi speriamo che voi condividiate questa emozione, quindi scopriremo questo, fotografando. Perché poi voglio dire, sì, perché c'è un'altra, c'è una qualcosa di misterioso in questo cartone. Io quando l'ho visto, io l'ho fotografato, per caso, l'ho fotografato su un cellulare, quindi non sono cose sofisticate come quelle che state usando. Vedete che fotografandola, chissà perché, questa immagine di un corpo velato acquisisce una maggiore pregnanza, una maggiore evidenza.
sarà per il taglio della luce che salta, che tanto sarà per il fatto che noi napoletani siamo rimasti, come dire, stregati da immagini di sculture velate, a parte di Prodocet. Per noi il bello Cristo è quello velato, è quello che in qualche modo si nasconde. Forse lui è stato preso dall'entusiasmo di fare, io dall'entusiasmo di vederlo per la prima volta, però questa figura velata l'abbiamo vista. Allora, se avete, a meno che non abbiate cellulari, non mi sono cellulari, tutti i cellulari fanno la fotografia, quindi provate a fotografare, poi rivedetevela a casa nel vostro intimo e vedete se questo effetto che abbiamo avuto noi non l'avrete anche voi. Quindi da questo punto di vista è un'altra forma di innovazione quella di noi. Cioè guardatevi l'opera. Siccome oggi ci avete fatto caso, i turisti non guardano più le opere d'arte, le fotografano. Queste comitive di russi ricchissimi, di giapponesi schiavizzati dalla loro civiltà, fotografano. Poi a casa praticamente riprogrammano l'emozione del monumento con il surrogato della fotografia. Qui un altro invito è quello di fotografare, non perché voi possiate poi vedere un surrogato dell'opera che avete visto, ma perché vedete che fotografandolo poi acquisterà nel telefonino o sul computer o nella fotocamera, acquisterà tutta una particolare suggestione. Nino, adesso ti vedo tu. Ricordiamo, leggete con la dovuta attenzione e direi con una partecipazione emotiva questo testo di Mauro Giargassi. È straordinario, lui ha sempre scritto con molto garbo, con molta chiarezza, con un eloquio anche elegante, ma questa volta è riuscito a tradurre in una serie di immagini una materia non troppo controllabile, perché qui c'è una cosa che bisogna aggiungere: i cartoni, la loro funzione, questo ruolo mortificante che subiscono, questo degrado continuo cui sono destinati, il cartone contenitore, il cartone buttato via, il cartone recuperato perché possa servire a coprire qualcosa o a coprire qualcuno addirittura. C'è gente, e lo vediamo spesso, che vive fra cartoni e pezze e passa la notte alla ghiaccio. In tutto questo, l'idea di tirarci fuori un'immagine ai limiti del sacro, molto ai confini del sacro, non sarebbe venuto a nessuno. Perché? Perché Grossi è imbevuto di fede, di religiosità, di cattolicesimo, chiamatelo come volete, insomma è una chiesa. Allora l'idea di vedere in questo cartone la sindone poteva venire solo a lui. Perché io sono, come a lui è venuto in passato l'idea di prendere una serie, e la signora Moglio qui lo ricorda, di stralci della Bibbia, dei Vangeli, e di supportare queste frasi, peraltro poco accessibili, perché insomma fatte di grovigli religiosi, di poter illustrare in una mostra, dalla quale io dissentì apertamente, perché le mostre a tema non si fanno assolutamente. Se all'ispirazione togliamo la freschezza, l'immediatezza e facciamo filtrare tutto attraverso la razionalità, l'intellettualismo, creiamo fuori dei prodotti cerebrali. Quello era un prodotto cerebrale, appesantito anche da questi contenuti religiosi o pseudotali, perché i confini erano sempre incerti, perché poi Grossi tutto questo vuole dirci la sua. Ed è qua che la cosa poi diventava irritante, vero signore? Io trovai di spalla la moglie, lo voleva ripudiare dopo quella cosa. Essere moglie di un artista non è mai invece facile. Qui questa carica religiosa ha potuto trovare una sorta di aggancio. Mauro è stato bravissimo, perché ci occorreva enorme cautela. Insomma, non si può dire che questa è la sintonia, assolutamente. Non si può dire che questo è il prodotto di un processo religioso che, passando attraverso questa immagine, è approdata a questa icona finale. Assolutamente non si può dire. E allora ha dovuto fare un discorso immaginifico. Quel testo è un discorso immaginifico, un discorso portato avanti per sensazioni, portato avanti in chiave sensibilistica, dove l'idea cede sempre il passo alla fantasia,
c'è sempre questo discorso, io vi invito a leggerlo, l'ho gustato, l'ho letto due volte. Abbiamo una frequentazione e un'amicizia antica. È un amico. Oh, e ci sono dei passaggi che sono assolutamente unici per la forza di convincimento che hanno sul lettore. Cioè, qui siamo dinanzi al fatto che il cartone preso in sé non è niente, è un'umilissima materia, ma che ha destinazioni infinite. Un ciclo che potremmo dire pressoché incessante, perché c'è sempre un recupero, anche nel momento in cui viene ridotto a macerie, c'è questo recupero. E quindi riuscire a inserirsi in questo percorso, trovare un ritaglio, un'angolazione, uno spazio e soprattutto caricarlo di un atto fideistico, in cui si tratta a un certo punto poi di credere, ecco, perché provate a guardare. Ma sarebbe venuto a nessuno di voi l'idea che questo possa portare a un corpo umano, che questo possa presentare sopravvivenze e segni di una fisicità che ho occupato questo canto? Io sono convinto che non sarebbe venuto né a Salvatore Ciaurro, né agli altri amici artisti. Perché? Perché non hanno questa predisposizione di fondo. Lui, parola di Cherubo a Giancarlo, è un visionario. E uno è caricato da questa fede. Stai parlando di Grossi visionario o di Giancarlo? No, il visionario è Grossi, citato da te come visionario, giustamente. Lui riesce a vedere cose che gli vengono da questa fede, per cui si configura sopravvivenze, tracce, segni che solo lui riesce a leggere. Io non vorrei andare oltre.